parte degli italiani legge, ma non tutti. È pari al 40,8% la quota di chi nel 2021 ha letto almeno un libro nell'ultimo anno nel suo tempo libero. È una quota non elevata, certo, però in aumento nel 2020 e nel 2021. Come e quanto leggono gli italiani? La maggior parte dei lettori è un lettore debole. Facendo 100 lettori, infatti, nel 2021 è pari a circa il 44% la quota di chi dichiara di aver letto al massimo 3 libri in un anno. Seguono i lettori medi, che nel 2021 raggiungono il 40%. Una quota più residuale è costituita invece dai cosiddetti lettori forti, che hanno letto nell'anno 12 o più libri. La maggior parte degli italiani preferisce i libri cartacei. Nel tempo però si va diffondendo anche il supporto digitale. Un fenomeno in crescita è anche quello dell'audiolibro, che nell'ultimo anno ha riguardato ancora una quota residuale pari a quasi il 5%, ma che è in forte crescita e che è più che raddoppiato negli ultimi 4 anni. Ci sono differenze per genere ed età? Esistono delle differenze di genere. La maggior parte dei lettori sono donne, il 46% contro il 36%. La differenza di genere in favore delle donne è stabile nel tempo e si mantiene elevata. Per quanto riguarda il ciclo di vita, quindi facendo un'analisi per età, si osserva un picco di lettori tra i giovanissimi di 11-14 anni. In questa fascia di età, infatti, 6 su 10 hanno letto almeno un libro nell'anno. Si tratta tuttavia di lettori deboli, che leggono quindi al massimo 3 libri in un anno, e la quota dei lettori in questa fascia d'età è in forte diminuzione nel tempo. I lettori più voraci sono invece gli adulti e le persone anziane di 60 anni e più. In questa fascia d'età, 2 persone su 10 dichiarano di aver letto 12 o più libri nell'ultimo anno.